Parco Archeologico dei Campi Flegrei è un caleidoscopio di luoghi della cultura. 25 luoghi, 25 monumenti, aree archeologiche, parchi archeologici distribuiti in un territorio particolare. È una costante interazione tra le memorie dell'uomo fatte di mattoni, di pietra, di ricordi, di citazioni, di fonti che si incontrano e si scontrano con una natura, quella dell'area flegrea. Il territorio su cui insiste il nostro parco è contraddistinto da una natura particolare, generosa e infida al tempo stesso. Una geomorfologia che ha creato delle condizioni con cui l'uomo si è dovuto confrontare costantemente. È uno dei motivi per cui alcuni dei nostri luoghi, come il Parco Sommerso di Baia, si trova in condizioni anomale per questa presenza di un vulcanesimo attivo che costantemente accompagna le nostre storie. I nostri luoghi rappresentano il racconto della storia di uomini e donne antiche, come quei greci che scelsero alla metà dell'VIII secolo a.C. la rocca di Cuma come luogo dove fondare la prima colonia greca nella terraferma. Da lì parte quella che noi chiamiamo la Magna Grecia, anche con una evoluzione, interrelazione, se vogliamo, cognitiva. Pensiamo all'alfabeto che in queste coste approdò, creando un'evoluzione, un irradiamento culturale che arriva fino ai giorni nostri. Ma penso anche alla fase della romanizzazione. Luoghi come questi raccontano l'economia di questo territorio, la scelta che volle Puteoli, la nostra Pozzuoli, come il porto commerciale di Roma e che garantì a questi spazi ricchezza, ma soprattutto grande vitalità culturale e anche qui tante relazioni con mondi diversi. Penso alle ville, alle residenze imperiali, al termalismo, uno di quei luoghi, come Orazio ricordava, in cui era piacevole vivere e dove tutti volevano avere il loro posto al sole. Fra pochi giorni riusciremo, attraverso uno sperimentale rapporto partenariale pubblico-privato, a garantire una offerta maggiore, che vuol dire aprire finalmente la piscina Mirabilis di Bacoli e il Tempio di Serapide attraverso questo nuovo sperimentale innovativo metodo. Sono Fabio Pagano, archeologo, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. 25 luoghi che vi aspettano per un'esperienza tra terra, mare e archeologia.